non ci sostituiamo né al sindaco né all'assessore né al consigliere comunale, quindi non è che abbiamo un mandato politico in questo senso, non dobbiamo fare questo. Dobbiamo, come dire, alla fine di questo lavoro, ognuno di noi ha una sua professionalità, una sua storia. A me piace che ognuno di noi abbia detto amore per la città, che la vogliamo. Ecco, in questo ognuno di noi dà il suo contributo e quindi è un comitato d'inchiesta. Ce ne sono stati altri in altre città del nostro paese, come per esempio Milano, presieduto da Nando Dalla Chiesa. Non è che come la Commissione parlamentare antimafia abbiamo il potere d'inchiesta della magistratura, no, noi non è che dobbiamo trovare il colpevole, anzi, dobbiamo cercare di capire perché c'è il colpevole e il dare il nostro contributo non solo all'amministrazione comunale, ma anche alla città, per cui il nostro lavoro poi sarà pubblico. Ho bisogno di dati, ma quindi dati socio-economici, criminogeni, criminali, eccetera, e di sentire la città. Quindi abbiamo iniziato da un territorio che in questo momento non è con i riflettori accesi, ma che è una delle questioni, per esempio, quella dello spaccio delle sostanze stupefacenti, della più grande piazza di spaccio dopo Scampia, che è Rione Traiano, cioè Scampia si è superata, ora c'è l'emergenza Rione Traiano. Fa comprendere come Napoli sia diventato un laboratorio, un progetto politico, cioè quello di chiamare persone così attente, sensibili, competenti e passionali, come avete visto, amanti di Napoli, a studiare esclusivamente su questo per conto dell'amministrazione e quindi investigare ancora di più, analizzare, ascoltare, verificare, no? Questo ascoltare voci che è stato detto, per poi elaborare delle proposte. A noi ci arrivano suggerimenti da cittadini comuni, ci arrivano suggerimenti da articolazioni delle categorie sociali ed economiche. In questo caso c'è un comitato d'inchiesta che non ha precedenti, per come l'abbiamo formulato noi nel decreto, in Italia, in cui non si parla appunto della commissione d'inchiesta antimafia. Beh, francamente sarebbe una sovrapposizione, ma qualcosa di molto oltre, cioè non ci interessa sapere quanti clan operano in città, perché basta che il sindaco nel comitato lo sa. Il tema è invece capire come si può lavorare ancora meglio tutti insieme in quella linea di confine che è la devianza, cioè laddove ci sono persone che possono diventare criminali da un giorno all'altro e che invece tutti insieme dobbiamo operare per offrire delle alternative affinché siano sempre meno quelli che scelgono il crimine. Il lavoro del comitato di inchiesta servirà dunque per conoscere e proporre strategie di contrasto e prevenzione dei fenomeni di illegalità, corruzione e criminalità nella città di Napoli ed è stato istituito con un decreto del sindaco di Napoli che ha individuato come componenti Sandro Ruotolo, Maurizio Braucci, Susi Cimminiello, Gigi Di Fiore, Pino Ferraro e Marcello Ravveduto. Persone che tanto fanno per la nostra città per elaborare insieme ad altre persone analisi e proposte, perché noi sul tema della legalità vogliamo provare a dare sempre il massimo e quindi non nasconderci dietro al fatto che il tema della sicurezza appartiene allo Stato, cioè anche quello di fare quello che sta facendo il sindaco in questi anni. Quindi chiamare nel ruolo di collaboratori della città persone che o giornalisti o sociologi e professori o vittime innocenti di familiari innocenti della criminalità o operatori della cultura possono, secondo me, in questo caso avere anche un luogo in cui non fare solo analisi sui giornali oppure farla sui libri o farla nelle piazze e nei teatri, ma aiutarci a fare proposte amministrative e poter incidere come stiamo facendo in questi anni e anche avere quel tempo, quell'autonomia di investigare i temi della devianza, se ci sono dei sensori particolari di attività criminali che si agitano in città, verificare anche se accanto a una ripresa economica così forte, culturale, turistica, artigianale e del lavoro ci siano anche gli appetiti della criminalità e quindi provare a contribuire dal nostro osservatorio come fare ad impedire che tutto questo possa tentare di condizionare o ostacolare il riscatto della città, quello di stare vicino alle persone che dopo un'esperienza carceraria vogliono cambiare vita. Insomma, questa città ha sposato in pieno il tema della legalità, che non è quello, come è stato detto, del legalitalismo di tipo formalistico.